all'Aquila. Durante la notte dei ricercatori è possibile anche camminare sull'acqua. Voi avete appena provato questa esperienza, com'è stata? È stato divertente, pensavamo potessero farlo solo i bambini, invece no, è stato divertente. È una sensazione strana perché è duro, è stato divertente. Vai tu. Per te la stessa cosa? Sì, sì, molto divertente. Sarebbe bello se queste giornate, queste nottate si facessero un po' più spesso. Cosa avete fatto già, un giro? Qual è il clima che si respira? Sì, sì, abbiamo partecipato alla caccia al tesoro, è stato molto divertente perché abbiamo girato per le vie della città che non vedevamo anche da molto tempo. E sì, è stato molto divertente e adesso continuiamo a fare il giro delle altre stazioni. Il lavoro di gruppo, vedere anche collaborazione tra i vari gruppi, qualcuno tende a tenere informazioni, qualcuno invece ti aiuta, quindi ti relazioni anche con gente che non conosci, è molto, molto divertente. Ecco, poi c'è l'approccio con la scienza che è sempre un po' il mostro nero di tanti studenti, invece messa così è un po' la scienza ma semplice, anche divertente appunto. Sì, sì, sono molte, infatti anche la partecipazione dei giovani con i bambini è anche un modo per attrarre i giovani di oggi alla scienza che si stanno comunque sempre più allontanando. Diventa un po' anche un gioco, quindi rendendo divertente la materia inizia a piacere anche ai più piccoli e man mano si avvicinano anche, cioè man mano che crescono si avvicinano a queste materie più ostiche, diciamo. Una città che è stata fortemente colpita dal sisma, ormai tutti i cittadini conoscono un po' le dinamiche, cosa spiegherete in questa postazione, quali attività andrete a presentare? Per noi questo è un appuntamento ormai fisso, se non sbaglio è il terzo anno che siamo qui, presentiamo un po' le nostre attività, quindi fondamentalmente l'attività di sala sismica, quindi il monitoraggio del territorio nazionale, in più abbiamo un'area dedicata ai più piccoli, quindi ci sono piccoli esperimenti sui vulcani, sulla liquefazione dei terreni, tutte le problematiche legate anche all'amplificazione del moto, quindi alla risposta sismica locale, agli effetti sismici in America Zonazione. Com'è stata la risposta da parte della cittadinanza? Ah, devo dire che da parte della cittadinanza negli ultimi anni abbiamo avuto una buona risposta, insomma, no? Tutto sommato il nostro rapporto con l'Aquila è stato a volte magari anche un po' problematico, ma insomma noi facciamo del nostro meglio per avere sempre un buon rapporto con la popolazione e mi sembra che ci sia una buona rispondenza. Le domande sono, ormai no, molta gente non chiede più della previsione, quindi il concetto che il terremoto non è un qualcosa di prevedibile mi sembra sia ormai consolidato. Domande sono molto sia sulle costruzioni, sull'adeguamento delle costruzioni e anche su questo problema della magnitudo che è ancora un problema un po' sensibile, quindi noi cerchiamo di spiegare che la magnitudo è una grandezza che innanzitutto come tutte le grandezze ha un errore e che poi esistono varie tecniche, alcune più speditive, alcune meno speditive, che quindi la magnitudo può cambiare semplicemente perché avendo più tempo si possono fare analisi più sofisticate che nei tempi ristretti che sono, diciamo, dettati dall'emergenza non siamo in grado di fare. Insomma, dietro questi indici un po' ballerini non c'è niente di che, non c'è una cospirazione, questo va detto ai cittadini, sono semplicemente dei dati che vanno verificati con il tempo, diventano più precisi, giusto? Sono dei dati che vengono analizzati in tempo di emergenza con dei tempi dettati dalla protezione civile che sono molto brevi e ci permettono di fare le analisi più semplici, misure immediate. Per avere una magnitudo definitiva bisogna fare delle analisi più sofisticate che richiedono tempi che vanno oltre la mezz'ora che è quella che noi abbiamo come contrattualmente col Dipartimento per fornire il valore. Quindi non c'è nessuna cospirazione né malafede né imprecisione, è semplicemente una tecnica che ha bisogno di più tempo e quindi può essere applicata, diciamo, nei tempi richiesti, quindi qualche ora dal terremoto. Voi in mano avete dei volantini che stonano un po' con tutto l'ambiente, dalle stelle alle stalle. Parliamo della vicenda della Intex. Sì, noi siamo venuti in questa realtà perché questa è una realtà che mette in evidenza la ricerca. Non esiste solo la ricerca universitaria, quella scientifica che in questa città cammina ed è di alto livello, ma esiste anche una ricerca industriale che in questa città ha camminato, ha avuto gambe importanti come quelle dell'Italtel, della Siemens, ma che in questi anni è stata completamente distrutta dalle aziende che sono arrivate dopo, che non sono riuscite a valorizzare il patrimonio che c'era, ma anzi hanno portato una realtà che era da oltre 250 lavoratori
a 68 senza lavoro e oggi li licenzia, cioè domani saremo a zero. Qual è lo stato dell'arte ad oggi e qual è stato l'iter? Ci sono state promesse non mantenute? Cosa è successo? Allora, la storia è lunga e ricca di ricorso agli ammortizzatori sociali. Il punto oggi è questo: da mesi noi non abbiamo nessuna commessa, quindi non abbiamo attività, perché l'azienda non è stata in grado di portare attività su questo sito. Addirittura ha dichiarato che le competenze presenti qui all'Aquila sono troppo alte, troppo specializzate e per questo tipo di competenze non è in grado di trovare lavoro. Oggi noi siamo con una procedura di licenziamento collettivo con chiusura della sede dell'Aquila, che non è l'unica sede aziendale, e i tempi sono questi: nell'arco di 3 mesi noi saremo licenziati tutti. Ecco, una vicenda che è molto simile ad altre vicende purtroppo nella regione Abruzzo, anche in tutta Italia, ma particolarmente nella regione Abruzzo. Come mai? Che cos'è che non va in questa regione? Io penso che il momento sia stato difficile dovunque. Quello che noi abbiamo capito è che i tempi della politica purtroppo sono distanti dai tempi delle aziende. In tutto questo, a questo si aggiunge la riforma degli ammortizzatori sociali, che praticamente essendo questi ammortizzatori sociali ridotti, non c'è la possibilità di accompagnare i processi. Quindi da un lato abbiamo le aziende che vanno in crisi, dall'altro abbiamo la politica che fa fatica a trovare le soluzioni e a mettere a fuoco delle strategie industriali. Nel mezzo ci vorrebbero gli ammortizzatori sociali, che oggi sono ridotti all'osso. Questa è la terza volta che mi hanno invitato, che il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso mi invitano. Infatti quella è una grande cosa, una grande soddisfazione per me, essere invitato, anche perché io non sono laureato, non sono un fisico, sono semplicemente un pilota. Però, dato che costruisco droni e loro hanno visto che, insomma, non ho problemi a parlare con il pubblico in genere, forse con la macchina, con le videocamere sì, ma col pubblico non tanto, e quindi ho parlato di droni, di elicotteri, di tutto ciò che vola e di come soprattutto organizzarsi, perché la gente non lo sa, ma c'è una bella normativa con delle belle multe e si va anche sul penale se si prendono alla leggera queste cose, quindi bisogna stare attenti. In un sistema, come in una situazione come quella che si sta verificando un po' in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa, la tecnologia, i droni, quanto è importante ad oggi, anche in un'ottica appunto di sicurezza, antiterrorismo? Guardi, allora, come tutte le cose possono essere utilizzate per fare del bene o per fare del male. Per esempio, il suo microfono in questo momento sta facendo del bene, ma se io lo prendo e lo tiro addosso al tecnico che sta dietro la videocamera, gli faccio del male, perché è un'arma impropria. Una matita, la stessa cosa. Lo stesso il drone può essere utilizzato per antincendio, in agricoltura di precisione, può essere utilizzato per fotografare, per le fotografie termiche, come dicevo prima sul palco, per la ricerca di dispersi in mare, per la ricerca di dispersi in montagna, può essere utilizzato per tantissime cose utili. È ovvio che dipende da chi lo usa. Se lo uso io, che ho la presunzione di essere una brava persona, sarà utilizzato per degli scopi nobili, tra virgolette. Se lo usa un delinquente, che ci può fare? Ci può fare tutto quello che si può fare da delinquenti. È quello il problema di tutte le cose che volano. Possono essere usate nel bene e nel male, purtroppo. Scienza e musica, in che modo? Beh, nel modo giusto, speriamo. Cioè, speriamo di dare delle emozioni facendo in modo che ci sia un'armonia fra le emozioni scientifiche, cioè del racconto, delle osservazioni di alcuni scienziati che hanno aperto una strada verso la conoscenza dell'universo, e le armonie musicali invece, che sono suggestioni anche quelle spaziali, diciamo, no? Per cui Nota nel Cosmo sta un po' in... E anche il nome in questo corrispondersi tra gli spazi cosmici e gli spazi musicali.
Ecco, l'Aquila abbiamo un'eccellenza che sono appunto i laboratori, il GSSI. Sì, appunto, a noi devo dire che riempie il cuore il fatto di vedere tanta gente per le strade all'Aquila, al centro, attratta dalla ricerca. Questa è un po' la festa anche dei ricercatori, ed è bello vedere come gli stessi ricercatori e le persone che lavorano intorno a questo mondo poi sono soddisfatte, anche se esausti alla fine di questa serata, sono soddisfatte del fatto di aver comunque visto che il loro lavoro, i loro sforzi sono in qualche modo compresi, e che magari anche tanti giovani possano essere avvicinati a queste tematiche tramite questi exhibit, spettacoli, voglio dire tutto quello che succede durante la notte dei ricercatori. Sarebbe importante anche magari farlo in altre occasioni durante l'anno, si potrebbe pensare magari di fare una notte in più. Sì, effettivamente ogni volta che facciamo questo ci diciamo bisognerebbe magari fare delle pillole di scienza sparse durante l'anno. No, veramente c'è anche un lavoro organizzativo che ha a che fare con le sicurezze, i vigili del fuoco, le limitazioni al traffico, la possibilità di installare le cose, per cui non è così banale, voglio dire. Intanto accontentiamoci una volta all'anno, però stiamo pensando di fare effettivamente delle cose magari più localizzate più volte durante l'anno. Scienza e musica in scena qui all'Auditorium del Parco durante una notte particolarissima, che è la notte dei ricercatori, molto cara agli aquilani. Beh, io sono onoratissima di essere stata invitata da Eugenio Coccia, il magnifico rettore del Gran Sasso Science Institute, a interagire con la musica su questa sua presentazione, questo suo viaggio da Galileo fino ai giorni nostri, dalle prime osservazioni del cielo fino alla rilevazione delle onde gravitazionali. Allora io come faccio a interagire con la musica? E ho pensato di suonare una serie di pezzi molto brevi, proprio per, diciamo, anche nella musica rappresentare questo infinitamente grande nell'infinitamente piccolo, pezzi brevi di grandi autori, pezzi che durano anche 30 secondi o meno di un minuto o poco più di un minuto, perché in alcuni casi particolari anche a poche battute i grandi compositori come Beethoven, Schumann, Schubert o più recentemente Schoenberg hanno potuto affidare un messaggio molto denso, ecco. E quindi cerco di corrispondere a quello che il professor Coccia dirà rispetto al percorso degli scienziati con questo viaggio anche nella musica. Questo studio un po' interdisciplinare potrebbe funzionare per rendere quelle materie solitamente più difficoltose, come per esempio la scienza, un po' più semplici anche magari alle elementari, dove solitamente si studia pochissimo. Ma l'interdisciplinarità introduce il discorso, il metodo del raffronto, del paragone, quindi delle volte attraverso una suggestione diversa io riesco a capire il linguaggio, un linguaggio che mi è più estraneo. Per dire, delle volte possiamo suonare degli autori che musicalmente sono più complessi, ma attraverso magari la lettura di testi di quell'epoca possiamo capire meglio, perché magari siamo dei buoni lettori e quindi ci è più familiare decodificare, no, il linguaggio letterario, e capire, fare un passaggio magari sul linguaggio musicale. Penso che anche tra scienza e musica le corrispondenze possano essere molte. Comunque vediamo come va questo esperimento, ci proviamo. Direi che oggi abbiamo tentato un collegamento importante. Ma perché è importante? Non perché è la prima volta che si fanno collegamenti di questo tipo, ma è importante perché forse è la prima volta che un astronauta si rivolge all'Aquila festeggiando la notte europea dei ricercatori. Sicuramente in tutte le notti europee dei ricercatori che si sono svolte all'Aquila qualcosa del genere non è mai accaduto. Qualche giorno fa ho mandato un messaggio a Paolo Nespoli chiedendogli se in qualche modo voleva partecipare, seppur da 400 km di altezza, a questa nostra giornata. Lui ha accettato e a questo punto la cosa è stata resa possibile da un trasmettitore video che AMSAT Italia, che è un'associazione di radioamatori italiani, ha da tempo progettato e mandato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Con questo trasmettitore video gli astronauti, soprattutto in occasione dei collegamenti con le scuole, possono mostrare in video quello che accade a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Noi abbiamo sfortunatamente avuto qualche problema, ma per fortuna è un problema
che ha riguardato la tratta di trasmissione tra Torino e L'Aquila, un problema legato essenzialmente alla lentezza della rete internet, mentre per fortuna il collegamento più prezioso, quello dalla Stazione Spaziale Internazionale a terra, è avvenuto secondo le previsioni, tant'è che la stazione di Torino ha registrato questo video e ce l'ha rimandato con qualche minuto di ritardo. E questo ha consentito, diciamo, a tutto il pubblico di percepire la diretta dallo spazio e accogliere questo saluto che Nespoli ha indirizzato all'Aquila e alla notte dei ricercatori all'Aquila. È un messaggio che tra l'altro mi rende particolarmente felice, perché io ho avuto anche l'onore e l'onere di coordinare, per quanto riguarda l'Università dell'Aquila, l'organizzazione di questa giornata, e quindi è con grande soddisfazione che abbiamo avuto anche Paolo Nespoli tra gli ospiti. All'Aquila funziona la notte dei ricercatori? Funziona molto bene. Funziona molto bene e credo funzioni molto meglio rispetto ad altre città. Rettrice, la notte dei ricercatori, tantissima gente qui all'Aquila, le vie sono piene di ragazzi, bambini, nonostante il tempo, insomma, sia passato, si sia fatta una certa ora. Sì, è da stamattina in realtà che è così, è una cosa entusiasmante. Noi siamo veramente felici, credo che questo ci ripaghi di tutto il lavoro che abbiamo fatto e il senso di essere parte della città in un modo così, così spontaneo, così immediato, così giocoso, è penso il riconoscimento maggiore che potesse avere il nostro lavoro e anche forse il premio, insomma, per questa città che ha un futuro. Che c'ha un futuro, sta qua sto futuro, sta in mezzo alle strade, sono tutti questi ragazzi, i bambini, la voglia di contare, la voglia di esserci, la voglia di partecipare, insomma siamo un bel posto. Dobbiamo solo vederlo. Siamo un bel posto, lo dobbiamo vedere, ma lo dobbiamo vedere un po' di più, andare un po' oltre queste mura. Guardiamo, le città sono fatte di persone, sono fatte di vita. Poi certo la vita sta pure dentro le mura, però insomma di vita ce n'è tanta, è bella anche. La notte dei ricercatori dell'Aquila è un successo anche quest'anno, parlano i numeri, ancora non abbiamo i dati certi, ma le vie sono piene e stracolme. A me sembra ancora meglio l'anno scorso, francamente, veramente sorprendente, poi tutti i ragazzi. È quello che questa città potrebbe essere e speriamo sarà, è veramente emozionante, sì, bellissimo. All'Aquila abbiamo delle eccellenze nel mondo della scienza, delle vere e proprie eccellenze, i laboratori ma anche l'università con le sue ricerche, a volte non sappiamo valorizzarlo, perché non sono così tanto valorizzate agli occhi degli stessi aquilani magari? Non lo so, è una cosa che mi chiedo spesso anch'io, è un po' il destino di questa città che non ha più la capacità di stupirsi. È vero, noi abbiamo delle cose fenomenali, non solo l'università e il laboratorio, per esempio il Gran Sasso Science Institute, adesso anche delle imprese molto innovative, insomma sì, dovremo di più, mentre naturalmente facciamo bene a lamentarci le cose che non abbiamo, però ogni tanto anche a provare a goderci le cose che abbiamo e a lavorarci sopra di più. La Reggia di Caserta, protagonista allo Sharper e la notte dei ricercatori dell'Aquila. Sì, penso che di essere stato invitato, perché da un paio d'anni, da quando c'è stata la riforma Franceschini, la Reggia è diventato un museo autonomo, separato dalle soprintendenze che svolgono le funzioni di tutela e deve quindi funzionare come un'azienda. Quindi ci sono questi nuovi direttori nati da una selezione internazionale, stiamo cercando di rilanciare questo monumento, in particolare la Reggia di Caserta era stata veramente quasi abbandonata, il numero dei visitatori era sceso a poco più di 400.000, quando in anni, 20 anni fa aveva più di 1 milione, e adesso stiamo recuperando, siamo cresciuti di quasi il 40% l'anno scorso, continuiamo a crescere, è diventato un piccolo caso di studi per il successo che abbiamo in termini di pubblico. Naturalmente non ci possiamo accontentare, perché a fronte dei penso 800.000 visitatori che faremo quest'anno, dobbiamo umilmente ricordare che Versailles fa 5 milioni e 300.000 visitatori, quindi c'è ancora tanto da fare. Ecco, un messaggio di resilienza, anche all'Aquila si può riportare il modello Caserta in alcune piccole realtà. Ma sicuro,
diciamo, vedo tutti questi cantieri e nel, diciamo, penso che sia già il momento, ma verrà ancora di più il momento in cui l'Aquila andrà rilanciata sul piano turistico, e penso che nella combinazione bene culturale e natura, che in Abruzzo è così generosa, ci possono essere delle opportunità di successo formidabili. Storia e tecnologia insieme, in che modo? In realtà oggi l'archeologia può definirsi forse l'unica disciplina veramente multidisciplinare, perché riassume in sé tutte quelle che sono gli apporti che ogni singola disciplina può apportare, dall'architettura alla chimica, all'ingegneria, alla geografia e ad altre discipline ancora che noi possiamo immaginare. Nello specifico noi impieghiamo tecnologie che non sono pensate per l'archeologia, ma che noi abbiamo imparato ad adattare all'archeologia per i nostri usi. Ad esempio i cosiddetti aeromobili a pilotaggio remoto, più comunemente noti come droni, che noi usiamo per la fotografia aerea cosiddetta a bassa quota, al posto dei più costosi e più difficilmente gestibili aeroplani. Abbiamo avuto anche come madrina un intervento carinissimo di Maria Giovanna Elmi, che sta in America, ma ha voluto rifare per noi un annuncio come quello che fece il 4 aprile del 78, quando per la prima volta chiamò in Italia, introdusse Goldrake. E oggi è un'occasione per parlare della tecnologia che era evocata da questi robot futuristici degli anni 70, che oggi in gran parte si è realizzata e permette ad aerei di volare e a treni di marciare con sistemi una volta impensabili. Una tecnologia un po' anticipata da questi cartoni che poi vanno anche un po' oltre, non sono i soliti cartoni per bambini, se poi uno li rivede da grandi. Erano cartoni, abbiamo la prova, che piacevano anche ai grandi, perché a noi oggi i bambini di una volta ci piacciono ancora tanto. Ecco, è importante anche durante la notte dei ricercatori tornare un po' a fare il punto su queste tecnologie. È importante anche per l'Aquila che durante questa notte si riempie sempre. Assolutamente sì, ed è importante che lo facciano anche con iniziative come questa, che non a caso parte dai laboratori del Gran Sasso e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che all'Aquila è molto presente. Non poteva che essere all'Aquila un evento del genere, proprio perché abbiamo il più bel laboratorio e che qui queste storie evocate diventano davvero realtà.